Buonasera a tutti, bentornati e bentrovati. Oggi voglio descrivervi un bellissimo orlo all'uncinetto, si chiama Bordeaux Richelieu ed è un motivo veramente facile da realizzare, è molto versatile perché potete utilizzarlo sia per l'abbigliamento che per l'arredamento, e in particolare forse più per l'arredamento o comunque per le copertine, questo. Quindi potete realizzarlo oltretutto in ogni tipo di filato. Si realizza molto facilmente articolandosi su sole sette righe. E niente, io non saprei cos'altro aggiungere, ho già finito tutto, credo. Comunque è molto bello, molto versatile, anche reversibile, quindi potete utilizzarlo anche per orlare delle sciarpe molto particolari. Io quindi ho fatto due copie in marrone, gli altri sono qui, due copie in marrone, due copie in verde per due tipi di tovaglie, per due runner diversi. E nulla, vi vado subito a descrivere come va realizzato. Allora, spostiamo il campione, ma lo teniamo sempre qui, vicino per ogni evenienza. Allora, per iniziare si devono mettere sul ferro, sull'uncinetto, un numero di maglie di catenelle multiplo di 7 più 1. Io qui ne ho messo 15. A queste 15, o comunque al multiplo di 7 più 1, bisogna aggiungerne 2. Una e due. Dopodiché, tutta questa riga di catenelle la vado a lavorare a maglia alta partendo dalla quarta catenella dall'uncinetto. Quindi la prima, la seconda, la terza, la quarta. Qui nella quarta catenella dall'uncinetto io realizzo la prima maglia alta. Dopodiché in questo modo. E poi proseguo una maglia alta in ognuna delle maglie delle catenelle seguenti. Adesso al momento sto lavorando con un acrilico e un uncinetto da 3,5 giusto per avere un po' più di visione nel video tutorial. Con un filato troppo grosso il lavoro non sarebbe venuto neanche bene da mostrare. Proseguiamo così sino alla fine della riga da 15 catenelle. Io mi sono già portato un po' avanti e ne avevo già realizzato una pronta. Allora, adesso nella seconda riga facciamo 6 catenelle. Una, due, tre, quattro, 5 e 6. E poi saltiamo 6 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e nella settima andiamo a lavorare una maglia bassa. Ripetiamo, facciamo nuovamente 6 catenelle, lo facciamo sino alla fine del ferro, 6 catenelle, fino alla fine delle maglie, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccola qua, proprio l'ultima. Nell'ultima lavoriamo una maglia bassa. E ora voltiamo il lavoro. Siamo già alla terza riga. Considerate che io sto facendo due moduli per ogni riga. Poi ovviamente i moduli potete farne di più, di meno no, perché sarebbe uno solo. Potete farne tanti quanti ne volete per ottenere la lunghezza desiderata. Allora,
Siamo nella terza riga, qui facciamo una maglia bassa nel primo arco, o perlomeno nell'arco di 6 catenelle. Dopodiché facciamo, sempre nello stesso arco, 4 maglie alte, no, 3 maglie alte, 4. Ah sì, 4 maglie, sarebbero 4 maglie alte, ma dobbiamo fare prima 3 catenelle dopo la maglia bassa. Per dare l'altezza, ecco perché non mi venivano 3 catenelle. Poi per il primo arco solamente 3 maglie alte, cioè per il primo gruppo solamente 3 maglie alte. Catenelle. E nello stesso arco altre 4 maglie alte. Dopo il primo arco, ci spostiamo direttamente al successivo e lavoriamo direttamente 4 maglie alte. Questa è la seconda. Faccio la terza. Faccio la quarta. Alle quali seguono, come nel precedente, 2 catenelle e altre 4 maglie alte. Una, due, tre. E 4 e proseguo così su ogni archetto che avremo realizzato, che avremo montato per la lunghezza desiderata. Quindi in ogni arco lavoreremo sempre 4 catenelle, 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte. E poi di nuovo 4 maglie alte, 2 catenelle, 4 maglie alte. Dopodiché voltiamo il lavoro e siamo alla quarta riga. Nella quarta riga facciamo 3 catenelle. Una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle. Poi 15 catenelle. E chiudo queste 15 catenelle in un arco lavorando sempre nello spazio di 2 maglie alte, di 2 catenelle, un'altra maglia bassa. E adesso ne faccio altri due di questi archetti da 15 catenelle, quindi di nuovo 15 catenelle. Quindi 15 catenelle, abbiamo detto, e una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle. E di nuovo 15 catenelle. Se sentite rumori strani, sono i miei diamantini che si stanno facendo il bagnetto. Lo fanno in modo molto rumoroso.
queste sono altre 15 catenelle e le chiudiamo con una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle. Quindi avremo questi 3 archetti. Poi facciamo 3 catenelle, e una maglia bassa qui tra i due gruppi di 4 maglie alte. E riniziamo da capo il modulo. Quindi 3 catenelle, una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle, poi 15 catenelle, mi si hanno dato il filo, caspita, il difficile da lavorare con l'acrilico al lucente è quello. Qui siamo a 15, poi chiudiamo l'arco di 15 catenelle con una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle e di nuovo 15 catenelle, e chiudiamo con l'arco con una maglia bassa nello spazio di 2 catenelle. Nuovamente 15 catenelle, 8, 9, 12, 13, 14 e 15, e le chiudiamo con una maglia bassa nell'arco nello spazio di 2 catenelle. Nell'ultimo modulo faremo ulteriormente 3 catenelle e chiuderemo con una maglia bassa qui nella terza delle 3 catenelle che stanno all'inizio della giro della riga precedente. Adesso voltiamo il lavoro e proseguiamo facendo 8 catenelle, 8 catenelle si fanno solo all'inizio del quinto giro, della quinta riga. Fate queste 8 catenelle, lavoriamo 3 maglie basse nel primo arco di 15 catenelle. 1, 2, 3. Senza fare alcuna separazione, facciamo nel secondo arco di 15 catenelle 4 maglie alte, poi 2 catenelle e nello stesso arco altre 4 maglie alte.
senza fare separazioni, facciamo nell'arco successivo, quindi nel terzo, altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E ripetiamo il modulo passando direttamente al prossimo gruppo di 3 archi da 15 catenelle. Lavoriamo subito nel primo altre 3 maglie basse. Poi nel secondo, come abbiamo fatto in precedenza, 4 maglie alte, 3 catenelle, 2 catenelle e 4 maglie alte. Cominciamo. 4 maglie alte. 4, 2 catenelle e nuovamente nello stesso arco 4 maglie alte, 1, 2 3 4. Ci spostiamo all'ultimo arco di 15 catenelle e qui lavoriamo senza separazioni altre 3 maglie basse, 1, 2 e 3. E ripetiamo lo stesso modulo su ogni gruppo di 3 archetti che ci ritroveremo sul lavoro, a seconda di quanti ne avete montato per la lunghezza desiderata. Voltiamo il lavoro e adesso siamo alla sesta riga, facciamo 3 catenelle. E qui, nello spazio di 2 catenelle al centro dei 3 archetti, lavoriamo nuovamente 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. Cominciamo 1, 2 maglie alte, 3 e 4 maglie alte. 2 catenelle e sempre nello stesso spazio 4 maglie alte. Adesso facciamo 3 catenelle e una maglia bassa nello spazio qui fra 2 archetti di quelli che abbiamo lavorato ciascuno con 3 maglie basse. Scusate. In questo modo, ottenendo così già questo lavoro appuntito. E riprendiamo nuovamente 3 catenelle, 2, 3, vedete in che posizione ero, proprio al centro fra i 3 gruppi di archetti, e mi sposto qui sul secondo spazio da 2 catenelle e lavoro di nuovo 4 maglie alte, 2 catenelle e nuovamente 4 maglie alte sempre nello stesso spazio.
proseguo con altre 3 catenelle. E ora la maglia bassa la vado a fare, ovviamente ripeterò sempre facendo la maglia bassa fra i gruppi di 3 archetti. Alla fine del lavoro la maglia bassa la vado a fare nell'ottava delle 8 catenelle che avevo realizzato all'inizio del giro precedente. E quindi qui volto il lavoro e faccio nuovamente 3 catenelle, una, due e tre. Mi riporto in questo spazio di 2 catenelle al centro degli archi e qui stavolta lavoro in modo leggermente diverso. Farò 3 catenelle, cioè 3 maglie alte, scusatemi. 2 3. Poi faccio 2 catenelle, nuovamente 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e altre 3 maglie alte, tutto in un unico spazio, ovviamente. E otteniamo così questa finitura squadrata, che è questa. Adesso facciamo 3 catenelle, poi qui nella maglia bassa che abbiamo realizzato prima tra i gruppi di 3 maglie basse, facciamo un'ulteriore maglia bassa. Proseguiamo con altre 3 catenelle, stiamo riniziando ovviamente il modulo. E di nuovo facciamo 3 maglie alte nello spazio di 2 catenelle. Poi facciamo 2 catenelle, di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio. Poi 2 catenelle e altre 3 maglie alte nello stesso spazio. Ovviamente questo lo ripetiamo sempre sino all'ultimo modulo. Quando dobbiamo chiudere facciamo nuovamente 3 catenelle e la maglia bassa stavolta la lavoriamo qui sopra la maglia bassa che sta all'inizio di quest'arco di 3 catenelle. Blocchiamo il filo, io lo faccio con un'ulteriore maglia bassa e possiamo anche tagliarlo.
E vedete che abbiamo formato così due moduli di quello che è il nostro orlo Richelieu. Va un po' stirato ovviamente, perché tende ad allargarsi se non lo stirate. In realtà dovrebbe restare più lungo che largo. E ovviamente poi dovete immaginarvelo con più moduli, come in questo caso. Questo è tutto ciò che occorreva sapere per fare il nostro orlo Richelieu. E spero che il video tutorial di oggi sia stato di vostro gradimento. Se è stato così e voleste essere così gentili da lasciare un like, un commento, avete tutta la mia gratitudine. Se poi vi è piaciuto il canale, perché magari lo vedete oggi per la prima volta e volete iscrivervi, siete benvenuti, fatelo e cliccate anche sull'icona delle notifiche, così resterete aggiornati sempre ogni volta che io pubblicherò un nuovo video. Devo dare un grazie speciale a quanti hanno voluto lasciare un super grazie tra i commenti. Veramente siete gentilissimi. Vi auguro una splendida serata a tutti. Ciao cari!